Sicuramente uno degli uomini più affascinanti dello spettacolo italiano augura a tutte le donne, ma perché no, anche a qualche uomo, un dolce buongiorno. Si tratta di Stefano Accorsi, celebre attore italiano che, come voi tutti sapete, è bolognese doc. Nasce a Bologna nel 1971, vive la sua infanzia nel paese dei suoi genitori, in una fazione di Budrio, per la precisione Bagnarola. Dopo la maturità scientifica al liceo Sabin, si iscrive alla scuola di teatro di Bologna, spinto da una piccola esperienza nel film Fratelli e Sorelle nel 1991, avuta rispondendo ad un annuncio di Pupi Avati sul Resto del Carlino. Nel 93 si diploma ed entra nella compagnia del Teatro Stabile di Bologna. L'anno successivo raggiunge la popolarità con una serie di spot pubblicitari per il gelato Maxi Bon. La battuta in inglese maccheronico "Do gust is meglio che one" diviene un tormentone ed il suo volto entra simpaticamente nell'immaginario collettivo. Nel 99 vince un David Donatello per il film di Luciano Ligabue Radio Freccia. Durante il Festival di Sanremo 2009, nella serata di mercoledì 18 febbraio, ricorrenza del compleanno del cantautore genovese De André, ha cantato la celebre canzone Bocca di Rosa, mostrando buone doti canore. Dopo un legame con Emanuela Grimalda ed una lunga storia con l'attrice Giovanna Mezzogiorno, dal 2003 è il compagno dell'ex modella e attrice francese Letizia Casta. Chapeau Stefano!